Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Io sono Giovanna Riccardi, sono docente di microbiologia dell'Università di Pavia e sono qui per raccontarvi la mia esperienza all'interno di Universitiamo, che è stata ben descritta precedentemente. Sono stata una delle prime ad entrare in piattaforma e sono entrata in piattaforma con un progetto di cui noi ci occupiamo da diversi anni. Infatti il titolo è Tubercolosi, un killer riemergente. Qualcuno si chiederà, ma come ancora oggi dobbiamo parlare di tubercolosi? In effetti sì, in quanto se aumentano i focolai aumenta la possibilità di essere contaminati. In questa diapositiva voi vedete un individuo che ha la tubercolosi attiva, tossisce e attraverso via aerea contamina una persona sana. Bastano 4-5 bacilli, non ne servono tanti, per essere contaminati, infettati. Solo che per fortuna soltanto il 5% di queste persone sviluppa la tubercolosi, mentre il restante 95% sviluppa una forma latente che può durare tutta la vita, in quanto il sistema immunitario tiene sotto controllo il bacillo e non gli permette di replicarsi. Questi individui sono positivi al test della tubercolina e io sono una di queste. Chiaramente queste persone stanno bene finché il sistema immunitario tiene. Se il sistema immunitario per qualche motivo perde efficienza, come nel caso della coinfezione con il virus dell'AIDS, allora si ha una riattivazione della tubercolosi. Questi sono dati epidemiologici su cui non mi voglio soffermare, semplicemente dico che c'è il ritorno della tubercolosi per due ragioni. La prima ragione è l'aumento del flusso migratorio da paesi in via di sviluppo dove la tubercolosi è endemica. Mi riferisco all'Africa, ma ci sono molti casi di tubercolosi anche nei paesi dell'est, e la circolazione di ceppi che sono molto resistenti ai classici farmaci antitubercolari. Quindi per un microbiologo una ricerca può essere quella di trovare nuove molecole. E in questo noi lavoriamo in questo contesto. Come potete vedere, abbiamo ottenuto negli ultimi 10 anni 2 finanziamenti europei molto grandi, New Medicine for Tuberculosis, quindi dice esattamente a cosa serve. In alto c'è Stuart Cole, che al tempo era direttore scientifico del Global Health Institute di Losanna e da ottobre dell'anno scorso è presidente dell'Istituto Pasteur di Parigi. Direi che è il numero uno nella lotta alla tubercolosi nel mondo. Io mi ritengo molto fortunata di aver lavorato con lui, di aver fatto parte di questo cluster europeo che ci ha permesso di produrre una molecola. A Pavia abbiamo scoperto il meccanismo d'azione di questa molecola e ora questa molecola, che si chiama macozinone, è in sperimentazione in clinica sui pazienti in un ospedale di Mosca e anche in un ospedale a Losanna per controllo. Questa sperimentazione sull'uomo è finanziata dalla Fondazione Bill Gates e siamo molto contenti perché funziona per combattere i ceppi multiresistenti. I pazienti rispondono bene e quindi quando uno lavora nell'ambito della ricerca, chiaramente ti senti soddisfatto se riesci a pubblicare bene, come in questo caso, perché non è facile, ma la soddisfazione è maggiore quando tu ti senti una piccola formica che ha in qualche modo contribuito a salvare delle vite umane. E veniamo ad Universitiamo. Siccome i soldi non bastano mai, quando è arrivata la mail di questa opportunità dataci dall'Università di Pavia, io mi ci sono buttata. Crowdfunding per me era una parola sconosciuta, se non la banale traduzione dall'inglese, e in 3 mesi posso dire che, raccogliendo dal basso, abbiamo raccolto 44.000 euro, più di 44.000 euro, il nostro obiettivo era 30.000, ma all'interno di Universitiamo io ho avuto un contratto con una industria pavese di 50.000 euro per un lavoro che poi di fatto mi è costato 4.000 euro, quindi è stato un buon guadagno. Tra l'altro io non ho detto quanto volevo, mi ha proposto una cosa di 4.000 euro, mi ha detto arrivo fino a 50.000 e io ho detto va bene, 50.000. È finita così, cioè cosa dovevo dire, che non andava bene, che costava niente, cioè, ok. Adesso non si telefona, no? Quindi il contatto, io mi limito a Facebook, non ho altri siti,
e quindi ho un bel numero di contatti, per cui chiaramente ho recuperato donazioni da amici, conoscenti e così via.